Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata tonno e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, patate tagliate a cubette e lessate, tonno sott'olio, cipolla, mozzarella tagliata a cubetti, olio evo, prezzemolo, pepe nero e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il tonno. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Il composto è pronto, prepariamo la torta. Abbiamo messo la pasta brisè in uno stampo da 28 cm e abbiamo bucherellato il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere le patate. Mettere il pepe. Aggiungere il tonno. Aggiungere la mozzarella, spolverizzare con il prezzemolo, ed il parmigiano. Chiudere i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30-35 minuti. La torta è cotta, lasciare intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta salata, tonno e patate. Grazie e alla prossima ricetta!